farmaci generici, dal nome generico, vengono autorizzati sulla base del contenuto, che in termini principio attivo deve essere simile, sulla base del rilascio del principio attivo se si tratta di compresse, e misurando le concentrazioni del farmaco dopo somministrazione orale. Se questi tre parametri sono sovrapponibili nei limiti della variabilità fra farmaci dal nome generico e farmaci con il nome di fantasia, si ha una autorizzazione, cioè il farmaco può essere messo in commercio perché il tempo di brevetto per i farmaci dal nome di fantasia è nel frattempo scaduto.